The dust has only just began to fall, crop circles in the carpet sinking. Cari fratelli e sorelle, è ormai vicina la trentunesima giornata mondiale della gioventù che mi chiama a incontrare i giovani del mondo, convocati a Cracovia. Bentrovati a tutti, abbiamo iniziato con le parole di Papa Francesco, di saluto ai giovani che sono partiti anche dalla nostra diocesi e un po' da tutto il mondo per Cracovia. La giornata mondiale della gioventù. Adesso lasceremo a lui qualche minuto per ascoltare tutto il messaggio che Papa Francesco ha rivolto a questi giovani che si troveranno a Cracovia dove andrà anche Papa Francesco dal 27 al 31 luglio, quindi nei prossimi giorni. Eh, chi segue anche su Facebook o meno avrà sicuramente visto che stanno già arrivando anche le fotografie dell'accoglienza dei nostri giovani da varie parrocchie della nostra diocesi accompagnati dai coadiutori, dagli animatori e questo è bello come scriveva qualcuno in questi giorni eh, vedendo queste immagini di giovani di tutta Europa, di tutto il mondo questa è l'Europa che vogliamo, non l'Europa dei muri, l'Europa delle banche, l'Europa delle divisioni, l'Europa degli scontri e non mancano in questi tempi, ma l'Europa affidata proprio a questo incontro dei giovani. Quindi credo che possiamo anche accompagnare questo grande momento dei giovani come un messaggio anche per gli adulti, anche per i potenti del mondo. E, eh, Leggevo appunto il resoconto di alcuni nostri ragazzi che l'altro giorno, se non sbaglio il 20 luglio, sono stati a visitare il campo di Auschwitz, un campo di morte, di prigionia, di detenzione sappiamo cosa ha voluto dire Auschwitz e non solo. E scrivevano per pensare, per pregare, per non dimenticare. Ecco, li accompagniamo anche in questi cammini perché il non dimenticare è importante allora siamo in Polonia, ascoltiamo allora eh, pensando ai nostri ragazzi magari qualcuno lo conosciamo anche noi di quelli che sono partiti lasciamo a Papa Francesco lo spazio per farci ascoltare il suo messaggio ai giovani per la GMG di Cracovia e mi offre anche la felice occasione per incontrare la cara nazione polacca. Tutto sarà nel segno della misericordia. In quest'anno giubilare e nella memoria grata e devota di San Giovanni Paolo II, che è stato l'artefice delle giornate mondiali della gioventù ed è stata la guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà. Cari giovani polacchi, so che da tempo state preparando, soprattutto con la preghiera, il grande incontro di Cracovia. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate e per l'amore con cui lo fate. Fin d'ora vi abbraccio e vi benedico. Cari giovani di ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia perché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità. Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimentare in voi stessi questa sua parola. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù che è il volto della misericordia. Ed ora mi rivolgo a voi, cari figli e figlie della nazione polacca. Sento che è un grande dono del Signore quello di venire tra voi, perché siete un popolo che nella sua storia ha attraversato tante prove, alcune molto dure, ed è andato avanti con la forza della fede, sostenuto dalla mano materna della Vergine Maria. Sono certo che il pellegrinaggio al santuario di Cescova. Sarà per me un'immersione in questa fede provata che mi farà tanto bene. Vi ringrazio per le preghiere con cui state preparando la mia visita. E sempre per stare con Papa Francesco in Polonia, un amico prete non di questa diocesi ha scritto in questi giorni, caro Papa Francesco, ora che vai in Polonia, ti prego, dice lui, di mazzolare i polacchi, i quali dopo che noi abbiamo accolto un paio di milioni di loro negli anni 80-90 per la persecuzione che hanno subito, essi molto cristianamente e dimenticando il bene ricevuto hanno chiuso le frontiere agli immigrati dell'Africa. Proprio un bel esempio di cattolicesimo e di persone devotissime. E credo che allora... Eh, queste parole dell'amico Don Ciro ci possono aiutare a dire, ecco, è facile eh, poi cavalcare la grande figura di San Giovanni Paolo II e poi dimenticarne invece la sostanza e magari eh, invece che aprire le porte, come spesso amava dire Giovanni Paolo II, aprire le porte a Cristo. Proprio la Polonia e non solo le chiude, ma direi anche pensando ai nostri territori, questo clima magari in nome della radice cristiana se ne sentono un po' di cotte di crude, di urla, di frasi gridate con la pancia, perché è facile diciamo, sparare nel mucchio, è facile aggregare la gente in una situazione di fatica, arrabbiandosi con qualcuno e quel qualcuno è sempre l'ultimo della fila, lo straniero, quello che magari non ha i documenti, quello che ritira le colpe di tutto, eh, piove governo ladro, eh, ci sono problemi, la colpa è sempre o dei mendicanti o degli stranieri. Io credo invece che la nostra fede ci interroga per capire davvero quali sono le responsabilità, le cause e se diciamo non c'è lavoro, non ci sono soldi per garantire una dignità per tutti, mi aspetterei di più una sollevazione per esempio contro le grandi spese per le armi. È significativo che il nostro territorio, eh, unico in Europa nell'assemblare, nel produrre gli F-35, vede pochissime voci critiche contro 130 milioni spesi per uno di questi aerei, impegni di diversi miliardi per questi anni. Quanti posti di lavoro, quanta dignità alle persone italiane o non italiane ma più povere potremmo dare? Invece sembra che questo discorso sia un discorso tabù e forse alla luce di questo, del grande business del guadagno che porta alla guerra, dovremmo rileggere anche gli avvenimenti di, di questi giorni, dagli attentati al terrorismo alla Turchia. Eh, leggevo, o meglio, ascoltavo, su Radio Vaticana l'intervista del 21 luglio a Padre Claudio Monge, un piemontese domenicano e teologo delle religioni, che da 14 anni vive. In Turchia, Istanbul, lo ha intervistato l'amico Fabio Colagrande e padre Claudio dice: eh, A me sembra quello che sta succedendo adesso, la grande repressione di Erdogan, un'impennata, ma stava già succedendo prima. Solo che prima abbiamo dato a Erdogan, prima gli abbiamo fatto credere che poteva magari entrare in Europa, poi gli abbiamo dato 3 più 3 miliardi perché ci bloccasse eh, gli stranieri e sappiamo come la Turchia, questo lo dico io, sia dietro ai grandi traffici di armi, di petrolio, sia legata all'Isis, eccetera, quindi la Turchia ci fa paura, la Turchia sta diventando una dittatura, il colpo di Stato è stata una buona occasione, non abbiamo modo di dire altro, ma... Ci deve far riflettere sui grandi guadagni che ci sono sulla pelle dei più poveri e sulle armi, che sono eh, la causa anche di tanti poveri che scappano. E parlando di poveri e avviandoci a concludere, vi ricordo che la settimana prossima eh, speriamo di essere, prima del saluto estivo, con Don Angelo. E chiuderemo con lui. Vi ricordo che nella sua parrocchia il 28 agosto, al pomeriggio alle 6 ci sarà Fulvio Scaglione per parlare un po' di Siria, di Baghdad, di Gerusalemme, di Medio Oriente. E eh, credo che sia giusto chiudere questa puntata con un ricordo di Suor Nemesia, una grande suora accanto ai malati per tutta la vita ultimamente accanto ai più poveri, senza distinguere, come diceva anche il vescovo, tra coloro che avevano la pelle di un colore, di un altro, ma attenti ai più poveri. Grazie a Suor Nemesia, che ci ricorda davvero il volto di Cristo, del Padre misericordioso, il volto di Cristo da riconoscere nei più poveri. Noi ci salutiamo qui, ci vediamo la settimana prossima, spero anche con l'amico Don Angelo, arrivederci. Where are we? What the hell is going on? The dust has on